Consiglio regionale, la commemorazione di Massimiliano Pescini in aula, il ricordo commosso del consigliere regionale e vicepresidente del gruppo PD, prematuramente scomparso il 25 maggio scorso, gli interventi dei presidenti di consiglio e giunta. Elezioni amministrative e ballottaggi in 101 comuni italiani. Mostre inaugurata Dentro il mare di Sandro Leonelli nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, il viaggio affascinante nel mondo sommerso da tutelare, proteggere, conoscere e riconoscere. L'esposizione sarà visitabile fino al prossimo 22 giugno. Un ricordo sentito, commosso e partecipatissimo, quello di Massimiliano Pescini, svoltosi in consiglio regionale. In aula i consiglieri regionali, il presidente e la giunta, i sindaci della circoscrizione in cui è stato eletto e le autorità, la famiglia e gli amici hanno commemorato la figura del consigliere regionale, scomparso prematuramente il 25 maggio scorso dopo una breve malattia. Pescini, che prima di essere eletto nell'Assemblea Toscana ha ricoperto tra i vari incarichi quello di sindaco di San Casciano Val di Pesa, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo settembre. Sul suo scranno vuoto un mazzo di fiori. Il presidente della giunta regionale ha definito Pescini un amico e ricordato che il giorno in cui si sono manifestati i sintomi della sua malattia non voleva abbandonare la seduta del consiglio in corso. Sentiamo le parole del presidente e successivamente di alcuni consiglieri regionali. Una giornata triste, mi sarei aspettato tutto ma mai di dover salutare un collega, un amico, una persona speciale, uno di quei rappresentanti delle istituzioni di cui avremmo sempre più bisogno. Non è retorica e non è perché Massimiliano non è più con noi. In questi anni ho imparato a apprezzare l'amore per la sua comunità, l'amore per la Toscana. Nel suo sorriso si legge la buona politica, la politica fatta di ascolto, la politica fatta di prossimità. È un esempio per le ragazze e i ragazzi più giovani. La buona politica esiste e Massimiliano la incarnava. Ne sentiamo la mancanza forte, io sento la mancanza dei suoi consigli. Spesso arrivava nella mia stanza, bussava, entrava e riusciva a trovare sempre le parole giuste anche nei momenti più difficili. Se ne va un uomo educato, se ne va un politico appassionato, se ne va una persona di cui la Toscana tutta sentirà la mancanza. Sì, Massimiliano era prima di tutto un amico, un politico, una persona intelligente che utilizzava la sua intelligenza a servizio degli altri, il senso dell'appartenenza al proprio partito, alla nostra comunità, a quella del Consiglio regionale della Toscana, un sindaco al quale il proprio territorio voleva bene ed era una persona che ha lasciato un ricordo incredibile in tutto il Consiglio regionale e credo che sia stato un atto di dovere istituzionale dovere fermarsi, ricordarlo e soprattutto portare alla memoria della nostra regione una figura di un valore politico di altissimo livello. Sì, grazie. Oggi è stata una giornata veramente molto complicata, stamattina per un motivo e oggi pomeriggio con il mio insediamento per un altro. Pensavo di essere più forte, invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo, perché avevo promesso a me stessa che avrei dato onore a Massimiliano cercando di non piangere, invece così non è stato e ancora faccio fatica. Sono felicissima di poter rendermi utile al mio territorio. So che Massimiliano avrebbe detto: Fiamma, vai e fai quello che sai fare. Quindi con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani, che per me è un conforto incredibile, spero di poter essere utile per il mio territorio, per la regione e per il mio partito che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato. Il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica, della politica fatta con generosità, della politica fatta al servizio della comunità. Massimiliano era sempre con il pensiero rivolto ai bisogni dei territori, ai bisogni della sua comunità, sia quella civile sia quella politica.
insomma, una persona che aveva in mente la politica come servizio e praticava la politica come servizio. Ovviamente siamo rimasti tutti molto scioccati, frastornati dalla velocità e dalla crudeltà che la vita a volte riserva e soprattutto ha riservato a lui. Abbiamo rivolto nuovamente un grande abbraccio affettuoso alla sua compagna, al babbo, alla mamma, alla sua famiglia, a tutte quelle persone che a San Casciano e in Toscana gli avevano reso un grande omaggio, un grande abbraccio con una partecipazione straordinaria e commossa, come anche questa mattina abbiamo visto in aula. Io vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti ricordandolo con parole bellissime ma appropriate. Beh, sicuramente il suo carattere, che io ho apprezzato sempre tanto, l'ho descritto così: la sua calma, la sua riflessività, la sua gentilezza, la sua pacatezza, sono doti che io nella politica apprezzo molto, perché secondo me sono quelle che servono per mettersi in ascolto con le persone. Quindi il lavoro che lui ha fatto, era mio vicino di banco, le lunghe chiacchierate e quindi il non fermarsi mai all'apparenza, alla superficialità, ma andare in profondità alle questioni, è un qualcosa di cui la politica ha un grande bisogno oggi e cercherò di portarlo nel cuore. È stata una commemorazione bella, venuta dal cuore da parte di tutti. Io non lo conoscevo benissimo, se non in questi 3 anni e mezzo del Consiglio regionale, quindi diciamo quello che posso dire io è marginale, però vista l'afflato con cui tutti si sono espressi, ho cercato di posporre i miei sentimenti a una frase del Foscolo, che è: chi non lascia poca gioia nell'urna, chi non lascia eredità di affetti, e lui ne ha lasciati veramente tanti. Ho fatto l'unica cosa che si poteva fare in questa circostanza, cioè raccontare la verità. Io con Massimiliano avevo un rapporto politico da 2-3 anni, un rapporto personale di amicizia da 10, quindi ovvio che i miei ricordi stiano più fuori dall'aula che dentro. E la stranezza di questo rapporto, ho raccontato un episodio che racconto volentieri anche a voi, perché la dice lunga su quanto sia strana a volte la vita. Io sono reduce da una campagna elettorale fatta in 4 regioni, in giro per la Toscana, l'Umbria, le Marche e Lazio per le elezioni europee. Massimiliano lo sapeva e ha battuto, mi ha detto: quando vieni a San Casciano, quando passi da San Casciano, dimmelo che vengo a darti noia. E alla fine la tornata elettorale ha voluto che il giorno scelto per andare a San Casciano fosse proprio il giorno in cui Massimiliano è morto. E per me questo vuol dire qualcosa, quindi è un messaggio su quanto è strana la vita, ma su quanto a volte le coincidenze siano incredibili. E che niente, infatti ho raccontato questo, ho raccontato l'amicizia che ci legava, ho raccontato le vostre delusioni quando ci intervistavate perché non riuscivate a farci litigare, perché era difficile litigare, perché siamo due persone che cercano sempre di trovare un punto di confronto e di mediazione e non di rimanere arroccati sulle proprie posizioni. La Toscana, non soltanto il Partito Democratico, la Toscana perde una risorsa importante per tutti. Infine le parole di Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano Val di Pesa. Sì, credo sia veramente impossibile dividere l'uomo dal politico. Massimiliano Pescini rappresenta la buona politica e ha sempre rappresentato una qualità altissima, sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista di volontà nel capire e comprendere gli altri, la capacità dell'ascolto che poi si trasformava in azione politica. Sono 101 i comuni italiani in cui si andrà al ballottaggio per l'elezione del sindaco. Il voto è in programma domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 15.
Una volta chiusi i seggi, inizierà lo spoglio e arriveranno le prime proiezioni. Sul ballottaggio di Firenze il commento di alcuni consiglieri regionali. Io innanzitutto faccio un grandissimo in bocca al lupo a Sara Funaro, ha fatto una bella campagna elettorale, ora è il tempo di fare in modo che tutte quelle forze che sono opposizione al governo nazionale si muovano insieme e costruiscano anche qui, come dire, quell'alternativa per cui noi lavoriamo, perché si lavora per costruire un'alternativa a questo governo e costruire una proposta politica migliore. Quindi io mi auguro che Italia Viva sostenga la Sara Funaro e davvero tra 10 giorni Firenze resti dalla parte giusta della storia. Cerco di essere estremamente onesto e sincero. Mi aspettavo di più, sì, mi aspettavo di più come voto su totale su Heike Schmidt, ma con altrettanta sincerità non credo che un punto o due possano determinare l'esito di un ballottaggio. Un punto o due possono determinare l'umore con cui si affronta un ballottaggio, quindi è innegabile che se noi avessimo affrontato un ballottaggio 46-36 avremmo avuto un umore migliore di affrontarlo 32-42, 42-33, 31, quanto è finito. E questa è la cosa che io mi sento di dire a tutti i militanti, a tutti i simpatizzanti, a tutti gli elettori di centrodestra. Lo avremmo affrontato con un umore migliore, ma non avrebbe influito. Quindi è comunque il ballottaggio una partita che parte da 0-0 sempre. Noi abbiamo visto vincere e perdere ballottaggi da persone che andavano al ballottaggio con 49-9. Quindi è veramente, è soltanto una questione di umore. Quindi con la massima serenità io faccio un appello a tutto il centrodestra, a tutti i militanti, simpatizzanti, i ragazzi che curano la presenza nei gazebo, agli eletti nei consigli comunali, ai dirigenti dei partiti. È vero, potevamo fare meglio, avremmo avuto un umore migliore, ma non è finita per nulla e non sarebbero stati 2 punti in più a determinare l'esito del ballottaggio. La partita finisce il 23 sera alle 11:01, quindi io ci credo ancora. Ovviamente si sa, no? È la partita più difficile di tutte, Firenze, non è che... Ma a livello toscano intanto il voto per Italia Viva è andato bene, abbiamo raccolto 80.000 voti, Matteo Renzi ha preso 30.000 preferenze in un contenitore dal 4,7%, siamo cresciuti, se prendiamo a riferimento la stessa alleanza rispetto al 2020, quindi il dato è positivo rispetto al livello regionale, è positivo anche in città perché è un consenso importante che supera i 12.000 voti, quindi un importante risultato, diverso è se fai un confronto con quelli che erano i sondaggi, ma se guardiamo i dati storici della nostra formazione politica c'è una crescita, è una crescita che si consolida un po' in tutti i territori, c'è una presenza importante nella città di Firenze, un risultato di Stefania Saccardi, particolarmente rilevanti i risultati di Casini e Grazzini e non solo, ma io penso anche dati importanti per le consigliere uscenti, Mima Dardano e anche ovviamente la Fellica e non solo, anche alcune novità della lista, ragazzi e ragazze che sono misurate nelle preferenze, oggi si tratta di comprendere come affrontare le prossime 2 settimane, io credo che sia corretto che chi si è candidato si debba prima di tutto confrontare al proprio interno e si debba essere un confronto con il proprio partito, con la coalizione, con gli elettori e poi fare delle valutazioni ponderate con calma per comprendere non soltanto chi può essere o non essere il sindaco migliore fra i due, tra Funaro e Schmidt, ma soprattutto chi dei due in queste settimane, in queste ore produce degli scatti programmatici in avanti rispetto a quelle che erano le nostre proposte. Io credo che una risposta del genere vada data in funzione di quello che raccoglie maggiormente quello che noi abbiamo posto in campagna elettorale. Un viaggio affascinante nel mondo sommerso, un mondo che regala sempre nuove e inaspettate emozioni anche a chi è abituato a frequentarlo quotidianamente. Sandro Leonelli fotografa il mare nella sua accezione più ampia e ricorda a tutti quanto sia fondamentale tutelarlo, proteggerlo, conoscerlo e riconoscerlo. È stata inaugurata la mostra Dentro il mare, un viaggio nel blu della Toscana. Sentiamo le parole dell'autore. Questa è un tributo all'amore per il mare e quindi parleremo di mare, parleremo soprattutto del mondo sommerso.
quanto è importante, grandissimo patrimonio di cui la Toscana si privilegia di avere col suo arcipelago delle sette isole. E oggi siamo a Firenze, questo viaggio è partito l'11 d'aprile del 2023 da Piombino, fa parte di un progetto itinerante. Abbiamo viaggiato in tutta la provincia di Livorno e oggi siamo felicemente a Firenze a portare ai nostri cari amici fiorentini un contributo e soprattutto una testimonianza del mondo sommerso. Accanto a lui il tenente di vascello del comando della Guardia Costiera di Piombino, Alberto Poletti, che parla della mostra con gratitudine. Questo per noi è un tema importantissimo e io sono legato a questa mostra non solo da un aspetto professionale, perché appunto è parte della nostra missione come Guardia Costiera, la tutela dell'ambiente marino e la promozione degli usi sostenibili e compatibili con l'uso da parte di tutti del mare, ma anche a livello personale, perché in questo percorso ho avuto la fortuna di accompagnare il curatore un po' in tutte le fasi e credo che sia un momento molto importante, molto positivo, perché la tutela del mare passa anche dalla promozione della sua bellezza, perché davanti all'evidenza tanto semplice quanto meravigliosa di quanto è ricco il mare, è più facile anche promuovere un'educazione verso le persone a un maggiore rispetto e a un uso consapevole della risorsa marina in tutti i suoi aspetti, dagli aspetti ambientali alla tutela della pesca, alla navigazione e i mille aspetti e le mille ricchezze che il mare ci può dare. Giuliano Fedeli, già vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, presente all'inaugurazione insieme a Stefano Ghini, vicepresidente della sezione di Piombino della Lega Navale Italiana, racconta un paradiso sommerso cui dobbiamo ancora dare molta attenzione. Sentiamo le parole di entrambi. È la seconda volta che porto il mare a Firenze, prima all'Accademia Navale, ora il nostro fotografo subacqueo. Con questa mostra itinerante noi cerchiamo di stimolare le nuove generazioni, un po' tutte le persone, a cosa c'è sott'acqua. Un mondo che dovremo incominciare a rispettare di più, valorizzare di più e conoscerlo meglio. Con questa mostra diamo un piccolo contributo a conoscerlo per coloro che, come me per esempio, non vanno sott'acqua. Ormai Sandro ci ha abituati a queste sue iniziative che appunto riescono a portarci fuori dai nostri perimetri, diciamo, abituali, no? Quindi insomma è con piacere che vedo nuovamente i suoi lavori e mi congratulo ogni volta con lui, perché c'è sempre qualcosa di nuovo, di diverso, di poetico, diciamo così, in quello che fa, no? Un po' come, che so, i poeti che usano, nessuno meglio di loro usa le parole, ma poi il contenuto non ha parole per essere descritto, e così mi pare lui ogni volta che vedo queste foto. Io che sono anche, insomma, anch'io uomo di mare, perché vado sott'acqua da sempre, ma rimango meravigliato da queste immagini che sembrano uscite da un altro mondo, insomma, non da quello che usualmente si vede. Infine le parole del consigliere regionale Marco Landi. Per me è un grande orgoglio presentare questa mostra intitolata Dentro il mare, di un grande artista che è Sandro Leonelli, e che nelle sue opere, nei suoi scatti davvero ti cattura e ti senti dentro quel mare. Per chi come me è isolano dell'Isola d'Elba, chiaramente mi sento dentro questi scatti e si percepisce davvero quelle che sono le bellezze del nostro mare, dell'arcipelago toscano e di tutta la costa
che abbiamo davanti, Piombino, che sono poi le zone dove Sandro Leonelli ha portato avanti con tantissima professionalità e un grandissimo lavoro una mostra che è visitabile qui presso il Consiglio della Regione Toscana fino al 22 di giugno e che invito tutti a vedere, perché è veramente, ti dà quel senso anche della vita del mare, un progetto anche che poi guarda a quello che deve essere la tutela del mare e, come diceva mio nonno, il mare deve essere sempre rispettato, e anche in questa definizione, in questa mostra, si percepisce davvero quello che deve essere la tutela e il vivere il mare, che si deve assolutamente vivere ma che si deve anche soprattutto rispettare.